Benvenuti in un nuovo video. Da come avete letto dal titolo, scusatemi, ho fatto un ordine sul sito American Food Market. Vado proprio a controllare American Food Market. Questo ordine risale al giorno prima del Black Friday perché sul sito c'era o il 20 o il 30% di sconto, comunque non ricordo, ma era l'unico sito americano che conveniva di più. Io l'ho fatto principalmente perché mi servivano due cose in particolare, ovviamente. Si sa che quando uno ordina non è che prende due cose, ma cerca di prendere anche altre cose visto che c'erano molte offerte. Faccio questo ordine infatti anche su Instagram. Vedo che hanno una pagina Instagram, posto lo screen della conferma dell'ordine, un po' come faccio sempre, anche per lasciare una suspense e per aggiornarvi. Metto questo ordine, mi hanno visualizzato e ho detto vabbè, non è che me la devono ripostare per forza, va benissimo. Arriva dopo 3-4 giorni, 3-4 giorni sì, l'ordine a casa, vado ad aprire il pacco, vi faccio vedere, il pacco mi è arrivato, vi faccio vedere il contenuto e poi andiamo proprio al resoconto del video perché può sembrare, cioè, vabbè, i prodotti sono arrivati, sì, ok, i prodotti sono arrivati, anche intatti, però poi vi parlo. Adesso vi faccio vedere anche i primi prodotti, altrimenti non si capisce. Questo video lo vedrete dopo che è uscito il video dei prodotti, perché comunque io ho acquistato questi prodotti perché dovevo fare uno, un versus e un altro per fare due video insieme a altre cose che ho preso in alcune bancarelle dei snack americani. Chiusa parentesi, vi faccio vedere. Allora, ho preso io gli Oreo ricoperti di cioccolato. Eccoli qua, sono gli Oreo ricoperti di cioccolato normale. Sono arrivate due confezioni. Vado avanti. Poi ho preso di salato questi qui della Hershey's Deep Dish Pizza. Sono tipo i... anche noi ce l'abbiamo, però di solito noi sono a formaggio, queste cose qua. Questi qui, oh. Poi ho preso, sono uguali, però sono al formaggio. Anche se, vabbè, vado avanti al formaggio. Poi ho preso una barretta della Hershey's Gold Peanut e Pretzel. Arrivata bruttissima, frantumata, ma va bene. Poi ho preso quest'altra qui che è anche arrivata rotta, della Hershey's Cookies and Cream. Questa già provata in un video. Poi ho preso della Reese's, che con questo già ci ho fatto anche un video, già l'avete visto, che uscirà proprio alla fine questo video. Reese's, vabbè, comunque, Reese's con tipo gli Smarties dentro. Eccolo qui, oh. Però si chiama Reese's Outra Jeus, una cosa del genere. Poi sono arrivate due confezioni di Reese's, classico Reese's, buonissimo, al peanut butter, due. Poi sono arrivate due confezioni di Reese's Peaches, cioè penso che sono tipo Smarties, però con il burro d'arachidi all'interno, due. Poi ho ordinato il Kit Kat Crunch White, bianco. Questo secondo me è buonissimo, io ancora non lo provo, ma anche di questo uscirà un video. E poi infine ho preso il Lion Black White Bar. Ritorniamo al senso del video. Vi ho fatto vedere questi prodotti molto velocemente perché comunque poi voi già l'avete visti. Mi arriva il pacco a casa. La prima cosa che io intravedo sono loro due. Adesso vado a prendere proprio il riepilogo dell'ordine originale che io ho mandato. Vado subito a prendervelo. Allora, la fattura prevedeva. Allora, andiamo proprio con questi Oreo White Chocolate, cioè una confezione di Oreo doveva essere ricoperta con il cioccolato bianco e invece sono arrivate due uguali.
E fino a qua io mi sono già con questo mi sono urtata, perché io questo qui l'avevo preso per farvi un video versus, cioè protein Oreo della Max Protein versus questi qui, che ovviamente quelli della Max Protein sono cioccolato e cioccolato bianco e quindi sono uguali a questi qua, e volevo fare il video comparazione. No, io ieri ho fatto un ordine su Amazon. No, per niente, raga, perché io ci tengo al mio canale, io tengo a voi, e quindi era un peccato che dopo che io avevo speso tutti questi soldi di non poter fare il video. Io non sono così che poi prendo queste cose e le magazzino là, anche di no, anche no. E quindi ho preferito spendere altri 12 euro su Amazon per un pacco di questi, che invece buttare un video nella spazzatura. E quindi io l'ho ordinato. Poi andiamo alla fine della conclusione del video, che io ovviamente non è che non ho fatto niente, però li ho dovuti prendere per forza, poi vi spiego. Poi vi leggo l'ordine come sta: Hershey's Cookies and Cream, eccolo qui, e siamo a posto. Kit Kat Crunch White, eccolo qui, e siamo a posto. Oreo, vabbè, questo già l'ha detto. Reese's 3 Cups, cioè sono questi qui, oh, i famosi Reese's, che io avevo ordinato un pezzo e ne sono arrivati due. Poi Reese's Wafer, cioè il Reese's Wafer, qua all'interno il wafer non l'avete visto voi, non l'ho visto neanche io, due pezzi non mi sono arrivati. Poi Oreo ricoperti di cioccolato, già ve l'ho fatti vedere. Hershey's, vabbè, sono i due pacchi di patatine, e mi trovo. Poi ho preso Reese's Ultrageus, che sono questi qui, oh. Devono arrivare due confezioni, sono arrivate, è arrivato solo un pezzo. Poi avevo ordinato Reese's Peach, cioè questi, un pezzo, ne sono arrivati due. Poi Lion, eccolo qui, oh, e quest'altro qui è presente nell'ordine. Mo voglio capire che mancano i prodotti perché c'è il Black Friday. Voi azienda potete anche mandare un messaggio e dire: sentite, gentile cliente, vedete che abbiamo terminato con questo Black Friday come volevate voi, però questi prodotti non sono disponibili con quel budget, perché io comunque 26 euro ve li ho dati. Con quel budget puoi prendere altri prodotti, non è che voi mi mandate il pacco a casa con i prodotti che sono diversi. Quando mi è arrivato il pacco a casa, perché comunque c'è, cioè, che vi mandate due di questi, mi mandate due di questi, che cavolo io ce ne faccio quando poi, sì, sono 13 pezzi per completare il pacco, che dite vabbè sono 13 pezzi, no, io ho ordinato quei prodotti, se non ci sono io non è che li pretendo, però almeno voglio, a meno che un'azienda si fa viva. Va bene, appena apro il pacco, la prima cosa che faccio è fare subito una foto. Ho contattato l'azienda tramite email, mandato l'allegato della loro fattura con scritto tutto, con tale documentazione, e in più la foto del pacco, una volta aperto, di quello che mi era arrivato. Quindi l'azienda bastava che apriva la mia mail e vedeva i prodotti che comunque non coincidevano. Loro mi hanno risposto con una risposta, mi hanno mandato solo l'allegato della mia foto che io gli ho mandato, senza nota sopra, senza una descrizione, senza niente. Alla quale io gli torno a rimandare la stessa email, cioè gli dico proprio: guardate che questo è di proprio, io l'ho spiegato nel dettaglio, nessuna risposta. Ieri volevo fare questo video, però ho detto vabbè, facciamo una cosa, visto che su Instagram mi hanno visualizzato, io vi do un'altra possibilità, che io gli mando il messaggio su Instagram. Ho fatto, gli ho mandato tale messaggio su Instagram, raga, mi hanno visualizzato e non mi hanno risposto. Cioè, come azienda io ve la sconsiglio, perché sinceramente come comunicazione con le proprie, con le persone, con i clienti, fanno davvero pena. Io non gli darò mai più un euro, preferisco pagare un euro in più se ogni prodotto, ma lo prendo su un altro sito americano che io mi sono trovata molto molto bene, volevo provare comunque per dare possibilità e perché no dare anche una recensione mia. Se dopo questo video comunque mi dovessero contattare, ma assolutissimamente no, ormai la figuraccia di niente l'hanno fatta nei miei confronti, perché sinceramente
Ok che mi avete mandato prodotti doppi, però cavolo, avvisatemi. Cioè io mi sto comunque, ovviamente tutti si stanno lamentando perché con due cose di questi a mangiare si mangiano, ma comunque mi avete portato di interesse 12 euro di in più che io non volevo spendere perché comunque ho detto lo facciamo qua. Quindi niente raga, questo video andava fatto, io non sono una persona polemica che mi metto a sputare fango su tutto, ma sinceramente queste cose anche no, perché comunque io sono una persona come voi che acquista e come mi è successo a me, secondo me anche a altre persone, perciò io sono sicura che dopo questo video mi contatteranno, ma non mi interessa proprio più perché ormai la figuraccia l'hanno fatta, perché basta comunque rispondere, perché come io vi ho mandato il pagamento e ordinato, voi almeno come minimo mi dovete comunque rispondere. Voi che mi visualizzate non mi rispondete anche no, cioè dopo quello ho detto no basta, domani mattina devo registrare il video perché ne devo dire 4. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi scusatemi ma ci stava e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!